dallo stand di Camera di Commercio nel Bookstock, di fianco al Book Club, il Future Channel, oramai un appuntamento al Salone del Libro. Siamo giunti a questa terza edizione insieme, uno spazio dedicato al mondo delle rappresentanze, no? E in questo caso sono venuti a trovarci da Conf Cooperative, in modo particolare da Cooperativa Tanti Intenti, Elena Guala e Roberta Melon. Buona giornata e benvenute. Grazie. Come trovate questo salone? Siete dell'abitué al salone, al di là degli appuntamenti istituzionali? Vi piace? Che cosa avete visto che vi ha colpito? Ma è sempre un'emozione, intanto, passare tra i libri, in generale tra i libri, e eravamo un po' alla ricerca di alcuni, non tanto di testi particolari, ma tutto quello che riguarda la tematica per cui siamo qua, quindi la cooperazione, il mondo dei giovani. Il mondo dei giovani in particolare, l'adolescenza, quindi tutto quello che ci può ispirare, perché i libri sono questo, no? La possibilità di ricevere sempre suggerimenti, di raccontare nuovi viaggi insieme ai ragazzi attraverso anche i libri. Quindi navigare per nuovi mari che non abbiamo ancora percorso. Esatto. che qualcuno ci racconta. Esatto. Perché il vostro lavoro, in questo caso, quello che desiderate anche presentare su questo palco, è proprio il lavoro che voi svolgete con il mondo degli adolescenti, in merito a delle metodologie specifiche di lavoro. Qual è la vostra esperienza? Allora, intanto Cooperativa Tanti Intenti lavora con l'infanzia e l'adolescenza da 20 anni l'anno scorso, quindi questo è un po' il tempo. Diciamo che c'è un'urgenza, o meglio abbiamo sentito un'urgenza di dedicare un tempo diciamo preciso e importante negli ultimi anni a questa fascia d'età, preadolescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti, perché ci sono ricerche nazionali. Dai 12 ai 13 anni in su, per chi, esatto, non fosse un addetto ai lavori. Esatto, 12-18 in su. E quindi ci rivolgiamo proprio a loro un po' con l'idea di starli a sentire, perché ci sembra davvero urgente, al di là appunto delle ricerche della letteratura che in questo momento ci dicono che c'è diciamo una tematica adolescenziale, sì, anche un po' di urgenza in effetti, però ecco, l'idea e l'approccio è quello di provare a dare loro un posto nel nostro pensiero, e poi un posto, in questo caso anche un posto fisico, nel senso che le cooperative del Consorzio del Filo da Tessere, Cooperativa Tanti Intenti, sportivamente, Domus Letizia, hanno questo luogo che si chiama Cascino Remo, che è un luogo di accoglienza da 0 a 99 anni, ma che ha poi un posto dedicato che si chiamano le officine del cambiamento rispetto a questa età. Lì, in quel luogo, raccogliamo le loro storie, e l'approccio è quello dell'ascolto, quindi cerchiamo di non categorizzare, ma di ascoltare, di raccogliere, di capire che cosa ci stanno chiedendo. In questo percorso di ascolto, allora vi chiedo se avete sentito una voce che dà una risposta a questa domanda: essere adolescenti oggi è come ieri? È più facile o è più difficile? La domanda. E la domanda, l'ho beccata? Lascio. Allora, non so se sia più facile o più difficile, è estremamente complicato. Da un punto di vista psicologico vengono molti, non tutti naturalmente, da un'infanzia in cui sono guardati con occhi d'ammirazione, e quindi arrivano con l'adolescenza a un momento in cui invece le cose non sono tutte così magiche e dorate, e quindi hanno, come dire, una sorta di trauma del disincanto, cioè non tutti mi vogliono bene, non tutti mi trovano meraviglioso come io invece immaginavo di essere. E di fronte a questa situazione vivono spesso una profonda vergogna, e da questa nasce anche l'ansia di non riuscire, di non essere all'altezza. Noi incontriamo davvero tanti ragazzi, sia singolarmente che classi, che vengono a trovarci, vengono a fare dei laboratori con noi, e quello che ci portano è proprio la paura di non essere all'altezza, di tradire, deludere le aspettative, aspettative che naturalmente sono degli adulti, ma che poi loro hanno interiorizzato, e quindi questo timore li porta
porta poi spesso a rinunciare, una sorta di ritiro preventivo, come se loro non si sentissero poi in grado, no, di superare le difficoltà, e quindi scendono dal ring ancora prima di provarci. E quindi noi ci dedichiamo in particolare ai ragazzi che in questo momento trovano nel ritiro in sé, quindi nell'abbandono un po' delle sfide esterne, la loro più grande sfida. Quelli che non ci provano. Quelli che non ci provano, quelli che lasciano un po' la scuola, quelli che rispetto alla socializzazione sono in grandi difficoltà, quelli che si chiudono in casa. Affrontiamo sicuramente il tema di cui ci parli, che riflette parole oramai ad uso comune, le parole dei NEET, gli hikikomori. Rimango ancora un attimo su una visione di insieme del mondo adolescenziale. Hai usato la parola complicato. Questo mondo più complicato che si trovano ad affrontare, è perché è più complicato il contesto, sono più complicate le forze che agiscono su di loro, o è diversa e più complicata l'adultità con cui devono confrontarsi? Beh, direi tutto è il contrario di tutto. Allora, da un lato, diventare grandi prevede avere di fronte il desiderio del futuro, e questo futuro è proprio anche per gli adulti sempre più difficile da immaginarsi. Quindi se togliamo ai ragazzi l'idea che ci sia un futuro da raggiungere, gli togliamo, come dire, la benzina, non c'è niente su cui investire. Gli adulti, che dovrebbero in qualche modo essere, no, invece i loro accompagnatori verso il futuro, sono altrettanto in confusione e preoccupati, e quindi in questo circolo vivono vizioso, una post-adolescenza. Esatto, questo circolo vizioso poi alla fine non si trova la via d'uscita. Quindi un mix tra forze molto più forti che agiscono su quella fascia di età, dai social network in avanti a metodologie comunicative differenti, oltre un'adultità che forse si è un po' indebolita. È un po' fragile. Sì, no, dicevo che oltre a un problema di tipo più psicologico, no? Quindi l'ansia piuttosto che la paura di non farcela, c'è anche proprio un tema che è di sociologia, che quindi intorno c'è una società che prevede delle prestazioni molto alte, altrimenti si è un po' fuori dal gioco, e quindi l'idea che basti un po' trovare il proprio talento e poi basta provarci e impegnarsi. Come mai fino a 10 anni ero il principe della casa e dai 12 in poi invece Divento il brutto anatroccolo? Ma soprattutto, se non trovo quello in cui sono bravo, se non riesco ad avere successo come tutti si aspettano da me, allora c'è qualcosa che non va in me, non è tanto quello che mi circonda, che produce in me la fatica, ma sono io che sono sbagliato. E quindi in questa convinzione poi davvero cedo e lascio stare. In questo percorso le dinamiche che tu ci raccontano vanno poi a concentrarsi dentro alcuni fenomeni che magari emergono, quelli che raccontavamo prima, in NEET, ossia quei ragazzi che non sono impegnati in ricerca di lavoro piuttosto che in percorsi di studio, di formazione e quant'altro, o gli hikikomori che si rifugiano all'interno della propria stanza, neanche della propria casa. Questi fenomeni qui sono più difficilmente affrontabili proprio perché per loro caratteristiche sono maggiormente nascosti e non evidenti, mentre una volta il disagio era manifesto in maniera brutale come segno di rottura. Dobbiamo chiederci se siamo in grado come comunità educante di guardare anche all'assenza. Quindi non è il rumore, non è solo il rumore che ci porta, che ci può parlare, ma è anche l'assenza di chi non c'è. Provo a tradurlo in un'esperienza casalinga. Il bimbo in piazza va controllato, perché chissà chi incontra. Il bimbo chiuso in camera, stiamo tutti tranquilli. E questo? Ma senza colpevolismo, no, solo per non far sentire le famiglie. No, l'ho resa un po' così, fate diventare una situazione di vita comune. No, capisco assolutamente la concretezza dell'esempio, ma è proprio il dire, è proprio questo quello su cui lavoriamo, no? Questo silenzio per cui sono più tranquilli, un po' invisibili e un po' irraggiungibili, che cosa ci racconta davvero? Che cosa ci sta dicendo? Perché magari è un grido di protesta, silenzioso, ma lo è, rispetto a quello che stiamo provando a costruire.
E allora di fronte a questo tipo di diciamo di attitudine, no, al silenzio, se vogliamo, e avere un contesto come appunto la Cascina, ma come altri luoghi di rapporto con loro che permettano di fatto di essere, che sono di fatto una terra di mezzo, un luogo dove non sono a casa, non sono a scuola, sono in un posto dove provo ad essere visto senza bisogno di essere prestazionale, senza bisogno di essere il migliore, senza la necessità di avere un video magari puntato addosso. E questo è quello un po' che si cerca appunto di fare in questo e questo è l'altro elemento che mi incuriosiva molto, l'aspetto rurale, rustico della Cascina, cioè il ritorno alle origini, cioè se la pietra mi fa male non è colpa della pietra. Chiaramente, no? Se il cane non fa quello che gli sto dicendo io, non è colpa del cane. C'è bisogno di un ritorno alla fatticità semplice della vita. Sì, direi che noi lavoriamo molto con le esperienze dirette, che sono esperienze legate non tanto alla natura, perché è una cascina che parte da una cascina reale, ma è diventata una cascina, diciamo, del futuro, per cui sì, non ha tanto di rurale. Voi, ma quindi voi non raccontate ai bambini che le uova nascono dalle galline, e che non nascono direttamente al supermercato. No, abbiamo avuto la fortuna di poter vivere una cascina appunto storica, ma completamente rinnovata nei suoi ambienti. Però l'esperienza diretta è quella che cambia un po' la relazione, l'esperienza che però passa attraverso quelli che sono un po' degli oggetti mediatori. Parlavamo prima dei libri, no? I ragazzi che arrivano a volte con molta fatica, passando per esempio attraverso la difficoltà scolastica, questa è una porta da cui i ragazzi entrano, perché sono ragazzi che proprio hanno un'inedita ansia rispetto al fatto dell'insuccesso scolastico, insomma non è mai stato, no, facile per tutti andare a scuola, c'è qualcuno che vive il voto piuttosto che il rischio della bocciatura come davvero la fine del mondo, allora è più facile agganciarli partendo da lì. Però poi spesso non hanno le parole, spesso non sanno nemmeno bene, no, di che cosa avrebbero bisogno. Allora trovare degli oggetti mediatori che sono per esempio dei libri, che sono dei racconti, che sono delle fotografie, che sono dei fumetti, che sono delle serie TV, gli permettono di trovare delle metafore, no? E quindi cominciano a parlare d'altro, ma poi parlano di se stessi. E i ragazzi arrivano uno per uno, quindi c'è un primo momento a tu per tu, ma poi per noi la soluzione non è soltanto, no, una soluzione individuale, ma del recuperare la possibilità di farsi delle domande e darsi anche le risposte insieme. Quindi quello che noi cerchiamo sempre di offrire, anche con molta lentezza e molta gradualità, perché appunto quello che per noi il gruppo era, no, in termini di desiderio, adesso è quasi una cosa che può far paura. Però il punto d'approdo è appunto poter condividere con 3, 4, 5 ragazzi al massimo. Quindi quando io parlo di gruppi parlo di piccoli gruppi omogenei, sensibili, noi li chiamiamo un po' gruppi rifugio, no? Dove però possano come dire, trovare di nuovo delle parole da condividere. Elena, Roberta, io vi ringrazio innanzitutto di questa bella condivisione e nel salutarci vi chiedo un'ultima cosa, sentite sinteticamente che cosa vi ha regalato il vostro mestiere che non avreste trovato da un'altra parte? L'opportunità di stare sempre in relazione, che è vita. Aggiungo una cosa che ho dimenticato di dire, che la Cascina è stata ristrutturata da grazie a Fondazione Cassa del Risparmio di Biella, mi sentivo di dire. Chiedo scusa. Allora, poi sappiamo come i biellesi ci tengano. No, non dovevo dirla questa. Allora, di vivere sempre tante storie. Io sono una lettrice appassionata e nelle storie, negli incontri con le persone, ne trovo il modo altrettanti. Di viverne altrettanto, esatto. Grazie ancora Elena. Grazie. Guala e Roberta Melon per Conf Cooperative, Cooperativa, tanti intenti. Grazie a lei. Buon salone a voi.